sei responsabile, diciamo, della riunificazione canora, sì, di Albano e Rovina. Cos'è, sì, successo? Un bel giorno tu hai preso la chitarra. Ho preso la chitarra, era un momento particolare della mia vita di transizione, un momento, diciamo, sentimentale particolare. Ispirazione. Ho preso questa chitarra, perché è vero che quando uno è vive dei momenti difficili sentimentalmente, è vero che gli viene l'ispirazione. Quindi tu hai scritto una canzone per una donna, ovviamente. Per una situazione che mi stava capitando, una situazione di transizione, ho scritto questa canzone. Per una musa. Per una musa ispiratrice, o due muse, una che andava via e una che arrivava. E hai scritto un pezzo. Questa canzone di getto. In un'ora l'ho scritta, in due ore gli ho fatto il provino. Ma il testo com'era? Il testo era maccheronico, perché io non scrivo testo. E poi? Poi, siccome io lavoro anche con Cristiano Malgioglio, gli faccio delle sigle per le televisioni, quando passa in televisione, gli ho fatto sentire questo brano, e lui è impazzito di questo brano, e ha fatto il testo. Da lì, Malgioglio, siccome è un personaggio molto conosciuto, ha incontrato Albano, gliel'ha fatto sentire Albano, anche lui gli è piaciuto. Allora lì è nata la collaborazione con Albano, perché poi l'abbiamo messa a posto musicalmente, infatti l'ho firmato con lui. Raccogli l'attimo, che combinazione è, diciamo, è dentro la mia sensibilità, perché cogli l'attimo il carpe diem. E certo. Carpe diem, io sono di Venosa, di Orazio, carpe diem, combinazione, vedi che le cose si... E cosa dice questa canzone? E dici di raccogliere, di carpe diem, cogli l'attimo, vivi la tua vita nel miglior modo possibile, vivi le tue emozioni, le tue sensibilità, cerca di viverle nel miglior modo possibile e di coglierlo, di questo, anche se sono cose negative, di coglierle sempre, hai capito? Perché fa parte della vita. Ecco. Ma è bello, quindi Romina e Albano, questa coppia nazional popolare che raccoglie l'attimo. Esatto. Certo. L'attimo responsabile Antonio Suma. Sono il responsabile. Sì, in questo studio ho acceso la miccia per far sì che due personaggi pazzeschi, come non mai dimenticato. A livello mediatico sono, secondo me, una delle coppie più famose d'Italia. Ho acceso l'amicizia affinché questa cosa venga, ed è stata una cosa meravigliosa, perché Albano ha captato quel momento di malinconia, di passaggio, l'ha captato perché l'ha sentito e ha detto: caspita, questo pezzo lo voglio fare. È la mia storia, forse ha detto, giusto? Io lo ringrazio tantissimo, perché uno come lui, che fa un pezzo mio con una voce così straordinaria, è una cosa meravigliosa che mi è capitato. E Romina cosa fa in questo? Canta anche lei. C'è combinazione, il brano è strutturato in modo che c'è una parte un po' più tranquilla e una parte un po' più strong a livello vocale, che è adatta dal brano.